Nissan Tosoni Auto, stiamo per partire per un nuovo viaggio, seppur breve, all'interno della città di Arezzo. Abbiamo il vice sindaco, anzi la vice sindaco, Lucia Tanti, diciamo. Dobbiamo specificare, ecco. Va bene l'articolo, il resto lasciamo indenne. No, perché insomma ci sono un po' di, diciamo, discussioni su questo. Comunque, la vice sindaco è con noi, quindi ci terrà compagnia per la prossima mezz'ora, 40 minuti all'incirca, con CarCube, quindi dalla Tosoni ci spostiamo alla macchina, sigla e si parte. Ad Arezzo Nissan è Tosoni Auto in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Insomma, quando ce le toglieremo, tanto benvenuta a bordo. Grazie. Quando riusciremo a toglierci, a liberarci da questo. Ho paura che queste ancora per un po' ce le portiamo dietro. Insomma. Che poi la mascherina, è chiaro che il peggio è questo incubo che stiamo vivendo da più di un anno, purtroppo. 14 mesi. Contavamo ieri 14 mesi esatti. E siamo dentro questa. Che non finisce mai. Io, storia. Io ti dirò, allora, avverto, perché insomma con Lucia c'è un rapporto di amicizia e di stima dai tempi in cui era semplicemente, allora, perché te sei stata assessore. Io ho fatto 9 anni di assessore a Caprese Michelangelo. A Caprese Michelangelo, esatto, perché te sei nata il 29 novembre 1978. Bravissimo. Ricordo molto. Accidenti, complimenti. Allora, a San Sepolcro. E poi hai fatto, diciamo, il tuo incarico, diciamo, il primo incarico importante l'hai avuto nel comune di Caprese Michelangelo. Sì. Assessore per 9 anni, sì, poi sei arrivata in provincia con Forza Italia, giusto? Sì. Altri 10 anni. Poi hai fatto la candidata di presidente della provincia. Lì è successo un fatto incredibile, no? Perché sì. Per la prima volta ci fu il ballottaggio in provincia d'Arezzo. Sì. Mi ricordo, fu una cosa un po' storica. E non l'abbiamo potuto finire il lavoro, perché poi le province sono cambiate, quindi sì. L'ha finito in realtà Silvia, perché poi successivamente con il cambio anche delle Silvia modalità Chiassai sì, è diventata presidente della provincia, quindi per me è un po' come se lei avesse completato il viaggio, però l'ha completato con un sistema elettorale diverso, mentre noi andammo al ballottaggio ancora con le province, quelle vecchio stampo, cioè quelle in cui le persone votavano e non i consiglieri comunali. E poi c'è stata questa corsa verso il comune di Arezzo, anche qui una data storica che risale al 2015, quando Ghinelli sovvertì un po' tutti i pronostici, vinse questo ballottaggio, nessuno se l'aspettava, e forse neanche lui se lo stava aspettando. E ci fu questo colpo di scena, recuperò gli 8 punti di svantaggio nei confronti di Bracciali, insomma il photo finish. Riuscì a prendere il comune. All'inizio questa avventura e te sei stata per 5 anni assessore di una giunta che insomma ha governato la città di Arezzo. Sì, esattamente, dal 2015 al 2020 con uno slittamento di 3 mesi, sì, dovuto al Covid, perché purtroppo. Abbiamo votato a ottobre, settembre-ottobre, invece della legislatura naturale sarebbe finita maggio. Esatto, e poi c'è stato questo
Altro trionfo, perché di questo dobbiamo parlare, al di là di come uno possa pensarla, c'è stata questa seconda affermazione di Ghinelli, e a questo punto hai lasciato tanto Forza Italia e hai aderito alla lista civica Ora Ghinelli. Come mai questa scelta? Ma quella scelta è maturata ormai un paio d'anni fa. Ho bisogno di sottolineare alcune esigenze che secondo me erano necessarie, che forse oggi in questo momento, per come il centrodestra si sta ricomponendo, possiamo anche considerare superate, cioè quelle di mettere un po' più al centro i bisogni e le esigenze degli amministratori locali, poi si è sempre un po' vittime di quello che si vive. E quindi quella è stata una parentesi per me personalmente, anche politicamente non facile, ma devo dire anche dolorosa, ma insomma. Poi quando i rapporti personali rimangono forti e saldi, poi le cose si superano. Quindi in quel momento poi decidemmo con Alessandro che era tempo di rivivificare la lista civica, e quindi abbiamo fatto l'esperienza del Ora Ghinelli 2025. E ci ha dato un sacco di soddisfazione. E secondo me ha anche sottolineato il fatto che nel livello locale, perché poi io sono affezionata ai partiti tradizionali, ancora più tradizionali di quelli che abbiamo, perché ragiono ancora per categorie europee, conservatori, progressisti e di seguito, però sul livello locale l'idea di una civicità cordiale nei confronti dei partiti, non aggressiva, ma che possa aggiungere o comunque sia fare da cerniera rispetto a chi magari in un momento particolare non si rivede in questo e in quello, quindi a somma, non a sottrazione, possa essere una positiva esperienza, devo dire ha funzionato, insomma, quindi questa non è una civicità che si pone come alternativa ai partiti, no, si pone come un elemento di collaborazione, ripeto, né aggiuntiva né sottrattiva, ma di crescita, e con questo modo secondo me si è fatta una bella operazione. Ecco, ma il fatto che in tante realtà, Arezzo compresa, ma vado a cercare anche Perugia, così è stata, anzi mi sembra un anno prima dell'affermazione di Ghinelli nel 2015, anche lì una lista civica aveva guidato la vittoria poi del centrodestra in una città, insomma, che era sempre stata contraddistinta da un certo target politico. Ecco, ma il fatto che a livello locale ci sia questa corsa alle liste civiche, ecco, non ci dice, non ci trasmette il concetto che forse probabilmente i partiti hanno un pochino smarrito il loro ruolo storico, per il quale insomma erano nati, insomma, un po' di contatto con la realtà. Ma che ci sia una crisi delle esperienze partitiche classiche è vero, ma non è da ora. In realtà in questi comuni più che le liste civiche hanno vinto le liste civiche collegate a grandi personalità. Cioè non sono liste civiche perché nascono in contrapposizione, ma perché nascono intorno a una o due personalità di amministratori, spesse volte persone che già hanno fatto esperienza, Alessandro ha fatto 5 anni in sindaco, quindi nasceva intorno a quella continuità. Andrea Romizzi io lo conosco perché siamo cresciuti insieme, no, nel senso che poi noi ci siamo incrociati qualche anno fa, quando insieme io facevo l'università a Perugia, quindi me lo ricordo in Forza Italia di quegli anni, ma anche lui ha avuto una forte presa, e quindi la lista civica sua personale ha fatto un risultato importante. E così anche nei presidenti di regione funziona, cioè laddove c'è comunque una personalità di riferimento che tira, la lista civica diventa la sua espressione, che unita ai partiti senza i quali non solo non si vince le elezioni ma neanche si governa, perché poi la filiera la tengono i partiti, non la tengono le liste civiche, è chiaro che il valore aggiunto fa sì che magari quasi quasi vinci al primo turno e comunque al secondo vinci molto bene, perché sei connaturato dentro un'esperienza di amministrazione, perché poi la gente alla fine quando parla del proprio comune, sì, gli interessano le questioni generali, ma poi gli interessa la strada, la scuola, e via di seguito, lì non è che c'è un dato ideologico spesso, c'è un dato pratico. Però ecco, il fatto che l'ideologia sia stata, per così dire, accantonata, sia passata di moda, non sia più, non contraddistingua più la vita sociale delle persone, insomma è un po' una sconfitta, no? Soprattutto per te che insomma, sei laureata in lettere e filosofia,
tra l'altro con in 110 e lode, insomma, questa è cosa, anche questa me la ricordavo la cosa. Nessuno è perfetto. A Perugia, no? Ti Perugia. Sei laureata. Sì, sì. Ora, io rimango affezionato alle grandi tradizioni, tutti ridono, ma io ho un canino che si chiama Maggie, in onore della Thatcher, quindi non è che è un caso, voglio dire, quindi lei è nata nel 2019, per l'appunto erano 40 anni della Thatcher primo ministro, e quindi la canina, seppure con la grande resistenza dei miei genitori che non volevano, facevano ancora quella, come la chiamiamo, così, quindi Maggie, e lei è, ha questo nome qui, quindi questo per dire che cosa, che io invece ci credo alle grandi famiglie europei e tradizionali. Non sempre queste hanno la possibilità di essere ritradotte in ambito locale, ma in realtà non vince una lista, vince una coalizione, per cui per esempio la coalizione nostra, se non avesse avuto la combinazione della espressione politica pura, quindi la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia insieme ad Arezzo nel cuore, la lista civica di adesso Alterini, la nostra, cioè secondo me il risultato è stata quella somma che ha fatto il totale. Ma questo ovviamente. Se mancava una componente, non è che non è che mancavano solo i numeri, perché poi la torta magari è sempre quella, no? Che ti vai a spartire, è difficile che. Però probabilmente sarebbe mancato quello spirito che ha fatto sì che il risultato fosse porto anche in questa dimensione, insomma. Ebbene, comunque sta di fatto che partito inteso come insomma, scuola di vita, di crescita culturale e anche come scuola politica, perché insomma, io ho vissuto gli anni 70, 80 e i partiti erano una seconda casa. Assolutamente. Tutti. Oggi no, non è più così. Non è più così, questo è un peccato, perché sì, si è rotta una cerniera di trasmissione anche generazionale. Io su questo un po' invidio i partiti tradizionali, quelli che possono raccontare i decenni, i ventenni, i trentenni, magari cambiando anche nome. Ad esempio questo paese ha una storia della sinistra molto interessante, tutto sommato è anche affascinante da un punto di vista storico, cioè il fatto che ci siano zone della città piuttosto che personalità che possono raccontare anni e anni di militanza, io questo trovo un valore, poi magari è una militanza che io non condivido, ma questo non vuol dire niente rispetto al peso specifico di poter dire abbiamo fatto un percorso, no? Per esempio, questo è cioè chi non ce l'ha gli manca. Una delle grandi, secondo me, problematiche della destra italiana è che questa storia è un po' interrotta, mentre la sinistra no. Tra 200 metri telecamera antivelocità. Allora, qui non è, lo dico perché ci segue la casa, non è che abbiamo un passeggero qui nascosto dietro, ma è la mappa che poi ci segnala gli autovelox che poi non funzionano, perché quindi questa è una cosa che. Sono tanti anni che non funzionano gli autovelox. Io mi ricordo ci fu una battaglia su questa cosa degli autovelox. No, non ricordo, cominciano a essere una quindicina d'anni. Che mi ricordo ci fu il prefetto che proprio fece un'ordinanza. C'era il prefetto Montanaro. Montanaro, ecco. Io ero in provincia, ora me lo ricordo bene e non voglio sbagliare, ma se sbaglio tanto un amico non si arrabbia. Ricordo, mi pare di ricordare che Bernardo Mendini fece giocò un ruolo molto importante in quel momento. Ora me di perché, però mi è rivenuto in mente come se poi non è, ne ha fatti tante cose importanti, quindi magari questa no, ma mi pare di sì. Comunque, insomma, parlavamo della storia dei partiti, delle ideologie, insomma, anche studiare, io mi ricordo, insomma, all'università quando si studiava la storia dei partiti, la storia del socialismo, cioè, erano cose che affascinavano, perché proprio si vedeva che c'erano state delle battaglie, cioè che erano cose sentite, grandi movimenti di piazza, le grandi battaglie civili, ma insomma, poi mi ricordo soprattutto negli anni 70 le battaglie per il divorzio, per l'aborto, ora al di là di come uno la possa pensare, però insomma mi ricordo che al referendum c'era mobilitata tutta l'Italia, insomma, una cosa incredibile, insomma, si respirava proprio questa partecipazione. Io mi sembra di pensare a mille anni fa, ma insomma parliamo degli anni, metà degli anni 70. C'era insomma. Perché c'era anche un'idea di persona, di società, di comunità, oggi sembra quasi che sia più una scelta su piccole cose, poi invece in realtà non è così. Lì ti giocavi un'idea di paese,
comunque tra l'uno e l'altro c'era, insomma, a volte un abisso. Ora, che nelle democrazie consolidate il fatto che si avvicinino i valori è un valore, perché chiunque vince poi alla fine non ti stravolge la vita, il che dipende che vita hai, potrebbe non essere un bene. Però nelle democrazie ancora immature, perché magari figlie di un tempo diverso, l'alternanza tra una e l'altra a volte voleva dire, in quegli anni già meno, ma negli anni precedenti, stare di qua di là dal muro, ma ancora non c'era, ma sarebbe venuto, avere un'idea di vita, di società, di comunità, di economia parecchio distante, quindi c'era più necessità di essere protagonisti. Questo andrebbe un po' recuperato. Esatto. Senti, volevo farti un po' di domande in scaletta, ecco. Da donna più che da politica, insomma, attivista e quindi vice sindaco, una che, insomma, la politica oramai è diventata la tua vita, a tutto tondo, però insomma vorrei capire, da donna, come giudichi questo decreto, questo disegno di legge Zan, che è arenato completamente, insomma, io, un giudizio da parte tua su questa legge, lo ricordo, il disegno di legge Zan, è una legge contro l'omofobia, contro il bullismo, contro tante situazioni che purtroppo contraddistinguono l'Italia e che qualcosa dovrebbe cambiare, sinceramente. Allora, a me dispiace che sia arenato, perché credo che su questi temi non si debba fuggire, ma ci si debba confrontare e anche civilmente scontrare. Quindi il fatto che sia arenato, e arenato nel senso non è che è arenato perché ci si ragioni, è arenato perché non se ne ragiona, mi pare che sia una grande prova di maturità. Esatto. Dopodiché che ci sia la necessità. Ricordiamo che è stato, diciamo, approvato alla Camera, se non sbaglio, ora è in discussione al Senato. Esatto. Il fatto di bloccarlo non mi pare una grande idea, insomma, non l'apprezzo, per quel che conta. Credo che le aggravanti rispetto agli elementi di violenza debbano essere plurali e moltiplicate, quindi non avrei nessun problema a dire che rispetto ai temi che pone quel disegno ci si debba ragionare, si debba anche rafforzare la pena laddove vengono fatti e avuti atteggiamenti di violenza, anche verbale, perché fanno male anche quelli. Credo che tocchi aspetti però rispetto alla libertà di opinione che vanno valutati bene. Per esempio, io credo che laddove si vada a riflettere sulla possibilità di portare la riflessione del gender nelle scuole, io non sono d'accordo, perché non credo che sia né quello il luogo né quello il momento anagrafico con il quale porre questa questione. Così come mi pare che sia una stupidaggine quella di cambiare la fine delle favole perché magari passa un concetto conservatore, lo trovo poco intelligente. Quindi lo scorporerei, lo spacchetterei, intanto lo affronterei. Okay. Dopodiché troverei un accordo, e questo penso che chi sta fuori vuol dire che capisce poco, sulla necessità di veramente avere un atteggiamento duro nei confronti di chi discrimina in base a qualsiasi tipologia di discriminazione. L'aspetto ideologico legato alla dimensione strettamente culturale, io quella lì non la condivido, secondo me dovrebbe stare da un'altra parte, se no rischiamo che per buttare il bambino si butta il bambino, l'acqua sporca e anche quello che ci sta attorno. Quindi lo affronterei, lo spacchetterei in pochi articoli e lascerei il dibattito sulla parte più culturale a un'altra sede, fermo restando che ci sono alcune opinioni che non sono opinioni, perché se io dico che è un'opinione picchiare uno non è un'opinione, un reato. Quindi questo penso che basta la grammatica, credo. Mi pare che sia un pochino irrobustito da delle considerazioni di tipo culturale che io non le condivido, ma che secondo me non dovrebbe stare velocità perché non aiuta questo. Sì, no, e qui bisogna telefonare al centro controllo, dire devo, ci ha avanzato Montanaro, sì, 15 anni fa, sì, sta un po' indietro, sì. Comunque c'è un altro auto, beh, sì, troppo tante volte. No, va bene, penso. Ho capito il concetto. Comunque
diciamo che fondamentalmente qualcosa deve cambiare, ecco, dal punto di vista proprio strettamente culturale e di tolleranza, perché se no non si può andare avanti così, dai. Ci sono troppi episodi di bullismo, di ignoranza nei confronti delle persone che sono considerate diverse, ma a tutti i livelli, riferisco solamente agli omosessuali, cioè di chiunque sia considerato diverso. Cioè, uno ha il diritto di vivere la propria vita come vuole, bene, e ha il diritto di esprimere i propri principi, i propri sentimenti come ritiene, e non deve avere, non solo non deve avere paura, ma deve essere nella piena tranquillità di farlo. E questo però fa parte dei diritti umani, che sono inalienabili e non negoziabili. Non caricherei oltre, perché si rischia che poi si metta in discussione tutto il pacchetto. Certo. Questo invece non è dignitoso, perché nessun paese civile può entrare nelle camere da letto delle persone. Bene, allora ci fermiamo un attimo, restate con noi per la seconda parte di CarTube, e quindi fra poco, insomma, c'è l'intersigla, un qualche spot e poi ritorniamo. A fra poco. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Seconda parte di CarTube in compagnia della vice sindaco Lucia Tanti, e qui con noi abbiamo parlato un po' di questioni generali che riguardano ovviamente la vita del paese, soprattutto dal punto di vista politico e culturale. Ecco, qui ad Arezzo a te hai preso un incarico molto, molto importante, insomma, perché vice sindaco, insomma, la seconda carica del comune di Arezzo. Diciamo che amministrare una città è diventato difficile, un bel grattacapo, insomma, rispetto a qualche anno fa. Insomma, parlavamo dell'ideologia che non c'è più, della politica che non c'è più, dei partiti che non sono più quelli di una volta, non sono più organizzati, non sono più una scuola di vita, però è diventato anche tutto maledettamente difficile. La vita in generale è difficile, insomma, è così. Un po' sì, però è anche un grande onore, quindi se la mettiamo sulla bilancia vince la soddisfazione e il riconoscimento, la riconoscenza di poterlo fare rispetto alle difficoltà che poi abbiamo un po' tutti, credo, insomma. Poi la pandemia ci ha aiutato, però era complicato anche prima, ora è un po' più difficile, obiettivamente. E questa è una città, mi riferisco ovviamente ad Arezzo, che ha proprio cambiato fisionomia, no? Guarda, ne parlavo poche sere fa con un mio grande amico, e una riflessione, dico, se uno dovesse tornare ad Arezzo dopo essere mancato, che ne so, 20 anni, no. 15, entra in questa città e dice, no, ma non è possibile. È profondamente cambiata, insomma, è una città che era un traino, un motore, ma lo è ancora per certi versi, per carità, però insomma la città ha perso, io faccio un esempio, la Lebole, le Municchi, Del Tongo, insomma vado avanti, ma sono tutte aziende che davano da mangiare e da vivere a tantissime famiglie, insomma, e oggi si è moltiplicata, si è pluralizzata la capacità di produrre, una parte delle sfide, poi ripeto, il Covid ci ha un po' tagliato le gambe, ma ci rifaremo, era quella di affiancare la grande tradizione manifatturiera che questa città avrà e specialmente ora deve recuperare, quindi ora fa manifatturiera, quindi la storia, no, di questa città degli anni 60, 70, anche 50, verrebbe da dire, con la grande proiezione della cultura e del turismo. È stata la prima sfida, no, della prima giunta Ghinelli, cioè quella di non sostituire, ma di affiancare alla tradizionale
diciamo così, linea di crescita economica di una città, un'altra linea che è quella che sulla cultura e sul turismo fa riferimento. Siamo arrivati ad avere risultati molto, molto positivi, poi è chiaro, il Covid si ferma le persone, ferma le iniziative, ferma le possibilità di aggregazione, ferma la cultura e il turismo di per sé, però questo è soltanto un rinvio di ripartenza, insomma, quindi io questo penso che i secoli passano, i decenni passano e quindi ci si deve anche ritalare sul DNA di una città, fermo restando che i fondamentali debbono essere rispettati e anche rilanciati. Ecco, un grande successo della prima giunta Ghinelli è indubbiamente, questo viene riconosciuto anche dalle opposizioni, dal punto di vista proprio della promozione turistica, insomma, Arezzo è profondamente cambiata, questa volta è meglio, insomma, il lavoro che ha fatto Comanducci, ma non solo, insomma, è stato notevole. Decisamente sì, nel senso che abbiamo cominciato a ragionare su quella possibilità intanto con una persona che aveva le competenze e la sensibilità per farlo, perché Marcello ci ha messo del suo. Lo stesso programma senza Marcello non avrebbe avuto lo stesso risultato. E quindi merito suo e merito di Alessandro, che ha capito che in quel luogo sarebbe stato un elemento di sviluppo, proprio produttivo e di progettualità. Abbiamo cominciato a ragionare di turismo come non un impiccio, ma come una leva di crescita per la città, combinandola alla cultura, che oggi farà da cerniera nel prossimo futuro tra la questione turistica, perché rimane insieme, e la questione di coesione sociale. Oggi noi siamo chiamati a vedere nella cultura il perno intorno al quale gira lo sviluppo turistico, che non può essere il turismo solo ed esclusivamente di massa, uno perché non frutta più, due perché tanto quello non torna più per qualche decennio, perché sono finiti i soldi e è finita quella sicurezza, ma il turismo lento, quello di riflessione, quello dei percorsi, quello dei cammini, quello delle bellezze, quello dell'arte, quello della cultura, quello non solo non finirà, quello di vicinato, quello di prossimità, quello avrà uno sviluppo enorme, paradossalmente quello sarà quel turismo che si ricollegherà con la cultura della coesione sociale. Ecco, una critica che vi viene mossa riguarda proprio la cultura, no? A cui hai fatto riferimento. Diciamo che la questione principale, secondo qualcuno, è il fatto proprio che manchi un assessore alla cultura. Cioè, dal 2015 adesso non ha un assessore alla cultura. Cioè, la delega ce l'ha il sindaco, per carità, però insomma è un ruolo molto delicato, è un ruolo chiave, insomma, per come la vedo io. Come mai non c'è? No, c'è ed è talmente tanto importante che è il primo cittadino. Cioè io da questo punto di vista la ribalto la riflessione, cioè proprio perché è delega strategica, rimane nelle mani di chi alla fine è il punto nevralgico e di incontro di tutte le politiche. Tra l'altro non è una particolarità quella che il sindaco ha della delega alla cultura, insomma, ci sono sindaci che si trattengono la delega al personale, sindaci che si trattengono la delega a, che so, l'urbanistica, sindaci che come il nostro ritengono di trattenersi la delega alla cultura, e lo fa per ben due volte, quindi nel primo e nel secondo mandato, perché crede che quella strategia sia una strategia plurale intorno alla quale far girare un sacco di altre cose. Lui su questo non è molto precisa. Sì, indubbiamente. E, per quanto riguarda allora questa emergenza, l'abbiamo appena accennata, te non sei mai stata tenera nei confronti della regione che insomma, sulle cronache nazionali, insomma, Eugenio Gianni, che è presidente della regione toscana, è stato additato da colleghi giornalisti nazionali proprio perché, dati alla mano, la Toscana è in forte ritardo rispetto alle altre regioni per quello che riguarda la vaccinazione. Si sei sempre entrata abbastanza pesante su questo argomento. Ha corso meno, ora devo dire che queste ultime settimane effettivamente sta un po' recuperando, ma insomma ancora la strada è tanta. Io credo che questa cosa che viene messa in capo a Gianni, perché c'è lui ora, ma in realtà la trovo veramente un po' ingiusta, perché noi siamo cresciuti negli ultimi 20 anni con un mito che secondo me era un bluff, e cioè che la Toscana avesse la sanità migliore del mondo, cioè, ma mondo non lo dico io, dice a loro. Ora, era una buona sanità, ma non era una sanità
da ricondurre a essere la migliore del mondo. Questo sistema sanitario negli ultimi anni, dagli ultimi 10 anni in avanti, ha cominciato a segnare momenti di crisi che venivano completamente mistificati come momenti di crisi, ma venivano presentati come piccoli attardamenti momentanei. In realtà poi il sistema ha fatto bingo, cioè si è rotto laddove era il momento dove se era forte reggeva, se era meno forte veniva giù. Ora è sistematico, però non è da ricondurre ai professionisti che bravi erano, bravi sono e bravi saranno. C'era un sistema sanitario che, ripeto, ci è stato detto essere il migliore del mondo e che in realtà ha cominciato a dimostrare delle crepe innegate che erano vere. Quindi, un po' come dire, alla fine arriva, no? Il sistema che si rompe. E non poteva non rompersi perché il colpo di grazia gliel'ha dato non Gianni ma Rossi quando ha deciso di fare le aslone. Cioè quando ha deciso di fare questo sistema di allontanamento, di mortificazione dei territori rispetto a un sistema centralizzato in maniera burocratica eccessiva, che in termini normali, in momento di pace, sai, in momento di pace quando le cose funzionano, non te ne accorgi, ma nel momento di guerra, che quando l'argine non funziona più, ti arriva la piena, è arrivata la piena. Ma non c'era bisogno di essere laureati a Oxford per rendersi conto che quel sistema, fermo e stando uno stress eccessivo, avrebbe mostrato delle crepe. Purtroppo sulla sanità ci sono stati molti errori, io spero che vengano rimediati. Ora comunque è il momento di fare sistema e di fare fronte comune. Questo poi arriverà il giorno in cui faremo i conti, ognuno insomma dimostrerà o anche sottolineerà le proprie carenze, i propri limiti. Ora è il momento di stare insieme, poi si vedrà. Certo, se non si capisce ora che le aslone vanno smantellate, ritornato a un sistema sanitario organizzativamente umano, io non so che deve succedere se basta una pandemia, ecco. Dopo questa non saprei. Speriamo veramente a breve di uscire da questa, da questo, io lo chiamo sempre incubo, andrebbe chiamato anche guerra, perché guerra, insomma, qui ci sono. Ancora stiamo a contare circa 400 morti al giorno in Italia, quindi di questo si tratta. Siamo arrivati, se non sbaglio, a 130.000 morti. 130.000 morti, abbiamo toccato, diciamo, il DK, una città come Arezzo. Arezzo e zone limitrofe, ecco, che come se sparisse completamente. È una cosa pazzesca, pazzesca. E quindi e pensare che ancora oggi ci sono i negazionisti, cioè questi ormai non saprei come definirli, ma non so. No, io non so, che sono, posso dire. Guarda, Lucia, sono venuti fuori anche terrapiattisti che pensavo appunto fossero spariti da. Sì, no, sì. Ancora c'è stato un convegno prima della pandemia, se non vado errato a Pisa, anche in Toscana, dove sono radunati i terrapiattisti, sono convinti che la terra sia piatta, non sia rotonda. Che vogliamo fare? Cioè, io non saprei. Chiamate in ambulanza, insomma, portatele via. I sindaci possono fare i TSO, che sono i trattamenti sanitari obbligatori, che sono quei momenti in cui ti dicono vada, ricoverati perché c'è qualcosa che non va. Ora, insomma, si può negare anche quello che uno vuole, per carità, però ecco, la realtà poi vince sulle stupidaggini. Ora stiamo entrando in centro storico, però insomma diciamo porta San Clemente, questa è una gran bella città, è una soddisfazione enorme, insomma. Dai, viviamo in una città che tra l'altro ho visto che è a Cortona il nuovo premio Oscar. Sì, l'ho visto stamattina, ma credo che sia tornato, perché mi pare di aver letto che non è la prima volta che frequenta. Infatti ci sono voci ma non lo so, l'ho che abbia comprato una casa a Cortona, quindi Anthony Hopkins, tanta grande roba. Protagonista. Silenzio, degli innocenti. Basterebbe quello, basta, sì, ma poi basta ha fatto dei film. Lo sai, un film dove veramente ha fatto una recitazione strepitosa, Quel che resta del giorno, tra l'altro un grandissimo libro. Ho letto il libro ma non ho visto il film. Parlo, sì. Per me comunque lui è il Silenzio degli innocenti. Cioè, chiudo gli occhi, c'ho Hannibal Lecce davanti, con la cosa, con la maschera. No, cioè, lui usciva la maschera. Sì, lui aveva la maschera, più o meno come noi, insomma. Senti Lucia, intanto grazie per essere stata con noi, stiamo facendo la salita, la prossima curva vedremo
il Palazzo Cavallo, la, insomma, dove ti lasceremo per far proseguire questa giornata di lavoro, sì, sempre intensa, mi immagino. Questo. Allora, domanda finale, la rivolgo sempre ai nostri ospiti, qual è il libro sul comodino di Lucia Tanti? Dunque, in questo momento non ne ho neanche uno sul comodino. Però il libro sul comodino è Il Barone Rampante. Ah, Calvino. Calvino, Calvino. Bel libro e regalato da un amico per me molto caro, quindi ha due valori. Guarda, penso che Calvino sia stato uno dei più grandi scrittori mai esistiti in Italia. Andrebbe fatto leggere, guarda, io l'ultimo libro che ho letto di Calvino è Il Sentiero di Nidi di Leogno, che racconta la resistenza, sì, vista da un ragazzino, da un adolescente che è costretto, ambientato in Liguria, quindi un racconto straordinario, bello, delicato. Si intreccia la guerra, l'amicizia, guarda, la paura. Una cosa bellissimo, veramente, guarda, mi emoziono. Andrebbe riscoperto. Comunque, bene, grazie, grazie Lucia. Grazie mille, è stato un bel viaggio, come si dice, nella città più bella del mondo. In questi casi si dice buon lavoro. Grazie mille, grazie. La mano non ci si può dare, però così sì. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato.